Buongiorno amici, siamo al centro didattico di Via Volta 31 e del centro didattico di Valentina Milanta che è qui con noi. Ciao Valentina. Ciao Viviana. Come stai? Benissimo. Bene, benissimo, allora. Benvenuti qui nel mio centro didattico. Grazie, stamattina siamo un po' i suoi alunni perché Valentina Milanta si occupa di dare ripetizioni e aiuto nei compiti ai bambini. A partire da che età? Niente, io seguo ragazzi dalle elementari fino poi alle medie, alle superiori e talvolta anche all'università. E li seguiamo in tutte le materie. In questo centro non ci sono solo io, ma ci sono anche dei collaboratori. Io mi occupo di fare lezioni di matematica e poi metodologia di studio. E gli altri collaboratori mi seguono invece nelle altre materie che appunto vengono richieste e sono gettonatissime. Ormai questo lavoro lo faccio da una decina di anni e niente, pare che io lo faccia anche piuttosto bene. Bene, bene. Quindi allora diciamo che tu impartisci lezioni private. Sì. Anche di tutte le altre materie, sì. Leggo qui giusto. E il tuo è, diciamo così, un supporto nello studio. Quindi sì, cosa sì, vuol sì. dire? Il metodo che ti senti anche di dire, di suggerire ai ragazzi che magari sono in ascolto. Sì, allora io accolgo appunto tutte le richieste dei ragazzi che per varie ragioni si trovano in difficoltà. La difficoltà potrebbe essere o momentanea o proprio una difficoltà che c'è da tempo. E di conseguenza io li accolgo appunto qui, faccio di norma sempre un primo colloquio di modo che io possa conoscerli e successivamente stabilisco quello che è il piano di intervento, che può essere un piano di poche lezioni oppure un qualcosa di continuativo nel tempo, anche perché molti hanno bisogno di soltanto poche lezioni, invece altri hanno bisogno proprio di imparare a studiare. È per questo che mi sono proposta appunto come insegnante di un metodo di studio, certo. Tenendo conto che non ne esiste uno solo di metodo di studio, ma ne esistono veramente tanti, e quello che facciamo qua è proprio un discorso personalizzato e cucito proprio addosso al singolo ragazzo, e quindi c'è una grandissima attenzione proprio alle specificità di ciascuno. Sì, è individuale. Chiaramente le lezioni si svolgono su questo tavolo, anche sull'altro tavolo, e quindi di norma siamo qua in due persone a lavorare, sì. O singolarmente oppure per piccoli gruppi, dove per piccoli gruppi io intendo due persone o anche tre talvolta appartenenti alla stessa classe che debbano fare, sì, appunto la stessa materia. Bene. Quindi come funzionano per le varie segnalazioni, eccetera? La scuola ti contatta? Oppure no, è tutto privato, è tutto su base volontaria. Okay. Quindi il genitore che vede una difficoltà da parte del ragazzo, piuttosto che il ragazzo stesso si trova magari in un momento di difficoltà e quindi viene da me, io appunto scelgo se poterlo seguire io oppure se farlo seguire da qualche collaboratore e niente, ci stiamo trovando molto bene perché appunto c'è un grandissimo passaparola. Quindi tra i servizi che offre Valentina Milanta c'è anche traduzioni per private aziende, quindi la matita rosa segna questo. Ci puoi raccontare meglio di che cosa si tratta? Niente, se ci fosse necessità appunto di avere delle traduzioni che non siano traduzioni chiaramente certificate e legali, ma traduzioni di testi universitari piuttosto che di libri, ho dei collaboratori che si occupano anche di questo. E poi vabbè, nello specifico facciamo anche altre cose, tra cui corsi di informatica, corsi di inglese a diversi livelli. E niente, la cosa però principale, insomma, che è stata la mia idea imprenditoriale è stata questa, quindi delle lezioni. E c'è anche una motivazione, questo è un aneddoto che vorrei raccontare. Certo. Io ho avuto un excursus scolastico abbastanza impegnativo, non sono mai stata una ragazza con dei grandissimi voti. Ho frequentato una scuola abbastanza dura, che è appunto una scuola liceo scientifico qui a Magenta,
mi sono poi laureata, ma non ho mai amato lo studio e di conseguenza so quali possono essere le difficoltà, ma soprattutto anche le frustrazioni dello studiare senza avere dei buoni risultati, e di conseguenza è per questo che mi sono inventata questa tipologia di lavoro, perché so appunto quelle che possono essere difficoltà da parte dei ragazzi che vorrebbero poi tutto e subito, ma insomma non è possibile. La cosa interessante, mi permetto, è che non esiste una stagionalità qui. Ho lavorato tantissimo quest'estate, in agosto, ma sto lavorando tantissimo anche da settembre sino ad ora, cioè non c'è un buco, ecco, perché ho insegnato proprio ai ragazzi che non bisogna arrivare all'ultimo secondo, ma bisogna creare proprio una metodologia di studio e lavorarci sopra. Bene, bene, bene. Quindi allora impegno, costanza, ma anche qualche sfizio di Natale. Certo. Che cosa succede venerdì 16 dicembre? Venerdì 16 dicembre, certo. È da un po' di anni che organizzo, parallelamente a questa mia attività, delle camminate serali nel territorio e alla scoperta del territorio, un po' perché è bello uscire la sera, un po' perché bisogna conoscere il territorio in cui si vive e amarlo. Di conseguenza venerdì 16 dicembre ci sarà l'ultima camminata dell'anno 2016 e sarà una piccola camminata per le vie di Magenta, con lo scopo finale in realtà di mangiare una fetta di panettone e di trovarsi per poter fare un po' il bilancio dell'anno, ma soprattutto la programmazione per le prossime uscite. Ok, quindi l'appuntamento a che ora? Alle 20.45 in Piazza Mercato. Ok, va bene, grazie Valentina. Grazie a voi.